Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi. Sì, c'è anche Wendy. Uguale al 5. Ah, guarda! Sì, ma lui attacca. Sei un attaccone! Sei un attaccone! Oio! Oio! Oh! Oh, che stagnuomo quando arriva a casa. Senti l'odore, certo. Oio! Oio! Mitica mamma Raffi mi ha preparato uno dei miei piatti preferiti, fa gara anche con la pizza, no, ok, no, però ci va vicino. Io amo le torte salate, ovviamente Paola Tariane, con qualche piccola modifica, pochissimi ingredienti, più semplici sono, meglio è, tipo questa che mi ha preparato oggi, pasta sfoglia ovviamente, zucchine e formaggio, stop, olio, sale, vabbè, insomma. Buonissima, buona. Provate a immaginare quindi il profumo che inebria la macchina. Cioè io sono qui in macchina con un profumo di torta salata appena sfornata. Provate a immaginare. Ditemi che non sono l'unica, ma sto sbadigliando da questa mattina. Sarò meteoropatica, ma forse più del solito sarà questo cielo grigio, non lo so. Ma sbadiglio ogni 5 minuti. C'è proprio un sonno oggi. Mamma mia, questo cagnolino bello vaporoso e questa cagnolina bella, che signorino. Sì, fai ancora il bagnetto. Questa gnomo mi lascia accarezzare Nadine. Bella gnomo, mamma, gnomo, ma... lasciamela accarezzare. Che signorina bellissima, bella. Questi giorni sono anche impegnata ad organizzare e a preparare il compleanno per Giulia di della prossima settimana. In realtà non nasconderò queste stories a Giulia perché lo sa, le abbiamo detto che la porteremo via qualche giorno fuori Milano, quindi le stiamo organizzando una sorpresa in questo senso. Lei non sa dove andremo, saremo un gruppetto di amici, quindi saranno dei giorni molto molto belli. E stavo pensando appunto che proprio nel mese di ottobre sono nate alcune ragazze con cui mi trovo benissimo, alcune mie amiche, devo dire parecchie persone con cui mi trovo bene, e sarà perché sono ascendente anch'io bilancia, non lo so, però devo dire che appunto il segno del leone si trova molto bene col segno della bilancia, almeno questo per me. Un altro segno con cui mi trovo molto bene è nate nel mese di gennaio, quindi Capricorno / Acquario. Infatti altre due mie amiche sono nate a gennaio, anche mia mamma è nata a gennaio, e quindi si è notato questa cosa, non so. Wait a minute.